nei vostri cuori impresso in maniera indelebile. Io credo che siano tutti quanti pronti e che possiamo tranquillamente annunciare e presentarli al pubblico presente. Allora, e al pubblico siamo di pronti per dare il via, quindi andiamoli a conoscere quelli che saranno i premiatori di questa serata. Eccoli. Allora, Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Amy Stewart, Claudia Cecchetto, Katia Ricciarelli, Rupert Everett, Ombretta Colli, Ron Moss, Selena Grandi, Leo Pullotta, Elena Sofia Ricci, Zuzzurro e Gaspare, Ricky Tognazzi, Shannon Doherty, Carlo Verdone, Mia Claudia Cardinale, Valencia, profumo d'intesa. Ed eccoci nuovamente. Allora, adesso dovremmo introdurre la categoria trasmissioni sportive, però io penso che spetti a te decisamente. Guarda, veramente è un grande piacere per me, lo faccio con grandissimo piacere. Prego. Io a questo punto introduco chi premierà naturalmente la categoria trasmissioni sportive. Carlo Verdone. Un bacio d'obbligo. Ah, lo sai che io però ho detto sul giornale che il bacio è abolito dalla serata. Ciao Corrado. Non bisogna baciarsi troppo, perché ho scoperto che il bacio televisivo piace poco ai telespettatori. Ascolta Carlo, Dimmi, so perché tu premi questa categoria, perché voi forse non lo sapete, ma Carlo Verdone, oltre a essere l'attore, il regista che tutti conosciamo, È un terribile calciatore. Qualcuno ha detto anche calciatore. Senti, io voglio sapere innanzitutto, come te ritieni tu come calciatore? Sei un buon calciatore Prima ero più che un centravanti di sfondamento, un centravanti di affondamento, ma non per l'avversario, ma proprio per il terreno, proprio ci vado proprio giù a picco ormai. Ecco, no, però io ho cominciato a giocare ero un ala destra. Quando mi sono cominciato a piovere delle battute del tipo a 7 non sei nemmeno buono per la primiera, mi sono spostato un pochino più in fase centrale. Ecco qua il centravanti. Ecco, allora Carlo, nel caso tu avessi negato questa tua doppia vita di calciatore e attore, io ho qui con me un documento che non poteva che provare quello che io ho appena detto. Volete vedere come gioca Verdone? Oh, la parte peggiore di me. Ecco, guardatelo. Verdone calciatore. Notti magiche. Ecco, io non so se questo è commentato oppure no, ma possiamo commentarlo. Puoi commentarmi questa azione, per esempio? Avevo un nervo sciatico fuori posto. Se questo scusa, ecco, questa è la classica scusa. Ma senti, questa è la squadra, diciamo il nome della squadra. Guarda che passaggio. Alla Maradona. Nel senso che la palla è proprio passata. Sì, è passata proprio la palla, ecco. No, purtroppo l'ho tirato io. Però, ti avevo sottovalutato. Senti, allora io leggo le nomination. Con grande piacere, perché sono tre trasmissioni veramente belle. Mai dire gol, Italia 1. Pressing, Italia 1. Italia 1 con le partite. Quelli del calcio, Rai 3.
Possiamo aprire la busta e vedere chi apriamo. È il primo delegato della serata. Un po' di suspense. Chi è il vincitore? Vado. Quelli che il calcio... Ritirano il premio Marino Bartoletti, Fabio Fazio. E inoltre Carlo Sassi, Idris Chanel e Gerardo Dalla Noce. Quelli che da freddo fanno un lavoro d'equipe, convinti di essere... Finalmente puoi portare in trofeo la tua Sampdoria e non la Sampdoria ai tifosi. Buonasera, benvenuti. Ciao. Benvenuti. Buonasera. Caro mio. Siamo veramente uguali. Tu sei tifoso della mia Juventus, eh? Quindi a lui il bacio lo do sul serio, però. Idris. Eccolo là. Siamo tifosi della stessa sei squadra. Bellissima ogni come al solito. Vai, allora. Baggio! Bonino, magico, magico, magico. Allora, qui consegniamo questo delegato dalle mani a Marino Bartoletti. Marino Bartoletti. Dai, a Marino. Dai. Veramente, complimenti. L'augurio è che questo gattone coi baffi diventi fra 9 settimane una bellissima Coppa del Mondo tinta d'azzurro. Grazie Italia! Grazie ancora a quelli del calcio! Grazie a tutti, grazie a tutti! Ciao! Ciao. Bene, e adesso passiamo alla categoria telefilm straniero. Ridi. Perché ridi? No, mi sembrava che ridessi. No. No, vabbè, bene. Se vuoi ridi. No, ridi, hai una bella risata, ogni tanto ci fa pure bene. Allora, premia Ezio Greggio. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera a lei. Senti, visto che tu a Hollywood ormai sei di casa, vado in affitto. Ma so che sei stato a Cina, per esempio, con Kim Basinger, no? Mi hanno detto. Sì, sì. Ecco, sì. Io ti vorrei fare una piccola domanda. Tu sei molto amico di Lorella Cuccarini, no? Sì. C'è una differenza nel comportamento a tavola tra Lorella e Kim? Ma devo dire, Lorella sicuramente è una ragazza che si nutre sano, cioè mangia cose regolari, genuine. Kim Basinger va a tavola con l'aria compressa e la mette nei punti giusti e si gonfia in quel modo lì. Comunque le nomination sono, sì, Bayside School, Beverly Hills 92010 e Renegade. Allora vogliamo vedere chi ha vinto. Apro. Apri. Apro, eh. Vince Beverly Hills 90210. Ritira il premio Shannon Doherty. Grazie. Lo consegno? No, aspetta, perché è un po' impicciated qua. Sì. Right, translation. Anche perché deve avere l'auricolare per la traduzione contemporanea. Allora, tanto per iniziare devo chiederle 1500 autografi per tutti i bambini, i compagni di scuola di mio figlio, perché lei ovviamente è una grandissima star in Italia, soprattutto tra i ragazzi, grazie. E poi volevo chiedere a Shannon una cosa. Quali sono le tre doti fondamentali del suo carattere? Mischievous? Ma vorrei dire che sicuramente non guardo in faccia alla realtà, sempre. Mischievous and mischievous. E questo vale per tutte e tre le mie risposte. That's it, she's trouble. E basta, bene, creo guai, fondamentalmente. Diciamo piuttosto sintetico, vabbè. Non aggiungiamo altro, quindi, ma se tu dovessi descriverti in qualche maniera per una persona che proprio non ti conosce e fare un piccolo quadro di te, non aggiungeresti proprio niente? To my character? Sempre per il mio carattere? Sì. Si è tolta l'auricolare. She's a good girl with a good heart. Direi che sei una brava ragazza con un buon cuore, faccio qualche errore. Ma sono me stessa, li faccio anche nella mia vita personale, ma una brava ragazza con un cuore d'oro. So, this is for you. This $5, please. No,
Scusa, gli tolgo il microfono e la traduzione è simultanea e gli do il delegato che forse è meglio per May lei. May I kiss you? Thank you very much. Molto, molto, molto carino, perché sì. Oh. Ci vediamo tra pochissimo. Sì, sì, preparare una cosa particolare, speciale, per la quale io ho bisogno così di guadagnare un pochino di tempo per introdurre la categoria personaggio uomo. È un personaggio uomo che, devo dire, è un personaggio particolare. Allora io vorrei presentare questa terna di personaggi, questi tre personaggi, che sono così le nomination di quelli che saranno premiati per il personaggio uomo. Io ti chiedo un favore. Siccome io sono molto molto affezionata alla premiatrice in questo caso, sì. Ci sono affezionatissima per due ragioni, perché ci hanno spesso detto che eravamo in antagonismo, invece devo dire abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto e, come dire, questa volta io ne presento due in un colpo solo. Mi sembra sì. Strano? Sai perché? Sto per presentare Lorella Cuccarini. Ce la fai, aspetta che frena, dove va? L'agilità del settimo mese di Lorella. Scusa, fatti vedere che sei bellissima. Lorella, devo dire che non mi sono mai sentita così bene, anche per il troppo. Si vede. Mi piacciono. Ti giuro che l'abbiamo notato tutti. Senti, io ti faccio proprio le domande classiche, forse un po' banali, che ti fanno tutti, però d'altronde. È maschio, femmina, avete deciso i nomi? No. No. Non lo so, perfetto, non lo voglio sapere, non abbiamo deciso niente. Vi posso congratulare. Grazie. Auguri a grazie. Tutti. A tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Allora, vediamo un po'. Ah, no? Personaggio maschile, e devo fare le nomination, questa è la parte più interessante sotto certi aspetti. Allora, le nomination sono per Alberto Castagna, per Fiorello e per Gerry Scotti. Adesso puoi. Personaggio maschile dell'anno, Fiorello. Complimenti. Avevamo deciso di abolire i baci, ma qui non si può. Star Trek. Stai. Come va? Come va? Tutto bene? E tu? Niente, in questi casi uno si prepara sempre delle cose da dire, però poi quando arrivi qui vorresti dire tante di quelle cose, anche ai nostri amici stranieri, che io rivolgo sempre a all strangers, friend, ridge, taci vostri. Volevo dire, insomma, che sono contento. No, come tu mi trovate? Devi essere particolarmente contento. No, lo sai qual è la cosa? Che sono stato tutto a posto, con la fascia messa giusta, mi si è allentata proprio adesso. Che... Ma sei perfetto. Eh? Sei perfetto. Oh, grazie, Lori. Che facciamo? No, scusa, tu che cosa intanto, fai? No, perché tu pensi... Intanto devo... Posso... No, intanto mi dai il premio prima che qualcuno se ne pente. Hai capito? Certo. Qui bisogna stare attenti perché magari se lo portano via, quindi certo. Questo... No. Sì. E guarda che è pesantino. Dai, no, è pesantino. Ho visto. Alla prossima. Io non ho nessuna ragione, vi lasciio, no, vi lascio bene, continuare. È bene che ti riposi. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Senti, Fiorenzo, tu hai avuto un successo incredibile, veramente, meritatissimo. Meritatissimo. Grazie. Ora tu... Sei riuscita a far cantare tutti, io non so come ci riesci, ma io dico, se stasera qui in mezzo al pubblico, dove ci sono tante persone che credo sarebbero dispostissime a seguirti... Pensavo che non me lo chiedeste, invece guarda la fantasia proprio, cosa facciamo, cosa può fare Fiorello? È il karaoke. Vedi,
Quindi, ci possiamo provare. Lo prevedevi, no? E allora penso che puoi andare tranquillamente in platea e scommetto che la maggior parte di loro ti seguirà. Allora io facciamo che comincio già a scendere, comincio a scendere. Allora, e fai quello che vuoi. Grazie Corrado. Allora, visto che proveremo a cantare, siccome non è preparata, si vede, vediamo, una canzone che ha a che fare con il gatto, adesso non so, non ce l'abbiamo. Possiamo fare, non so, un piccolo karaoke, la base 4, eccolo là. Allora, io seguo questa camera, nel frattempo giro, so che qualcuno mi dirà di no, ma fa parte, quindi vorrebbe cantare? You don't understand, no, it's Italian song, I sbagli, scusa, sempre. Allora, eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo, c'è Castagna forse canterà, che è una donna di impiego in banca, parlava con profondità di anarchia e di libertà. Jerry Scotti! Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori perché e proponevi tue parole. Abbiamo Lopez in persona, italiano o spagnolo? Ora ve c'è chi era, ora per la danza. Eravamo tre amici al bar. No, solo tre. E sedeva davanti la televisione. So I'm dreaming of a wild Christmas. Okay, go on, please. Allora, andiamo da questa parte, vediamo un po' chi abbiamo. Buonasera, ciao, buongiorno. Neanche glielo chiedo, la saluto solo. Vengo, veniamo da questa parte. Buonasera, lei se la sente di cantare questa canzone? Posso provare. È un bravo cantautore. Uno, guarda, allora, eravamo due amici al bar. Un andato con la Roma al mare. I più forti però siamo noi. Qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità, quasi quasi la bacio, di speranze e possibilità. Sì. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarò. E siccome non avevo le lenti, non ci vedo. Io vorrei provare con, non lo so, do you wanna sing? No? Thank you, viva la sincerità. Come? E mano, vediamo, è una pala, incredibile. Allora, e qui sono rimasto da solo, mi sa? Allora possiamo concludere, non so, da questa parte. Ambra! Sono rimasto io da solo al bar. Dimmi Ambra, vuoi cantare un po'? C'è la Gergo che ti sta guardando. Dice dai piccolina canta, perché se no buon compagni te le dà. Con davanti due coche e due caffè. Continua, 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 continua. Li sentivo chiacchierare. Han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Ambra! E adesso sì, mi pare che ho già finito. Grazie a tutti! Grazie, grazie! Thank you, thank you, thank you! Hey! Hey! Malizia profumo d'intesa. Malizia profumo. Va bene, adesso passiamo all'intrattenimento con ospiti. E allora premierà Serena Grandi. Senti, Serena, prego, grazie, immaginate,
Allora, dunque, a questo punto dobbiamo fare le solite nomination, che sono per intrattenimento con ospiti, Amici di Canale 5, I Fatti Vostri Rai 2, Maurizio Costanzo Show Canale 5. Serena, vuoi con la tua voce dire chi è che vince? Maurizio Costanzo Show! E ridire il premio Maurizio Costanzo. Grazie Serena, grazie veramente di cuore, grazie, tanti carissimi auguri e grazie di essere intervenuta. Grazie. È una cosa drammatica, questo è il Cicorello, l'ottavo telegatto, il decimo compreso altri due, credo che siano molti, questo non vuol dire che io, finché ci sarà il pubblico che sarà così gentile nei miei confronti, smetterò di fare questo lavoro, però voglio dire, è un segno di continuità che mi fa molto piacere, quindi voglio ringraziare i lettori di Sorrisi e Canzoni, ma sostanzialmente tutto il pubblico che da 12 anni segue questo programma. Non abbiamo nessuna voglia di andare in una casa di riposo, quindi dedico a tutti quanti voi e a tutti i collaboratori del Costanzo Show questo ottavo telegatto. Grazie, arrivederci. Grazie a te. Ciao. E adesso introduciamo. Sento che devo dire che la sua compagna stava per portargli via il telegatto, con Amici, che va benissimo. Comunque, andiamo avanti, tocca credo a te presentare la prossima. Categoria giochi e quiz. Consegna il premio. Beh, devo dire un ospite che non ci aspettavamo, all'ultimo momento è arrivato. Corrado! Ah, io? Ah, sì. Che sorpresa averla qui. Che sorpresa. No, ma lei prende la busta? Sì, si accomodi. Mi scusi che devo prendere prego, la busta. Si prego, lei prenda pure la busta. Grazie. Allora, innanzitutto un grande piacere averla qui questa sera, un onore, sì, non ci aspettavamo. Grazie, molto gentile. Veramente, è stato tutto bene. Sì. Allora, va bene. Leggiamo la nomination, così sì. Siamo stringati almeno su questo. Beh, tanto lo so, dai, su. Il grande gioco dell'Oca, Rai 2. La ruota della fortuna, Canale 5. Sarà vero, Canale 5. Dico. Oh, lo sai che è la prima volta che non c'è sempre lui in tutte e tre? È strano, è un caso. È un caso, devo dire. Lui ce n'è uno solo. Lui. Allora, leggiamo il nome del vincitore. Leggiamo il vincitore. Prego, sì, comodi. Ma tu guarda. E il singuante. Adesso non voglio dire, però, ma stranamente, sì. Il vincitore, sì. Cioè i voti, i voti dei 2,5 milioni di cartoni. Tutti e 2,5 milioni? Non tutti e 2,5 milioni. Okay. Sarebbe esagerato. Potrebbe anche essere, però sarebbe esagerato. Beh, devo dire che questa volta vince, ci crediate o no, la ruota della fortuna. Ritira il premio Mike Buongiorno, sicuramente. Mike Buongiorno. Io, perdona Mike. Ciao, mi spiace, chiedo scusa, ma tutti gli anni sono qua. Io le devo chiedere una cosa. C'è un altro nome che lavora con lei da anni, ma io non so se lei vuole chiamare sul palco questa volta o desidera che lo faccia io. Il nome è questo, però magari preferisce... Non ci mancherebbe altro. Paola Barale, vieni, la mia assistente alla ruota della fortuna. Anche lei molto fortunata a essere in questa trasmissione. La ruota della fortuna, eccola qui la Paola. Ciao, vieni.
Complimenti Paola, anche a te. È giusto, è giusto. Allora, senti, questo lo prendi tu? Beh sì, lo prendo io. Lo consegniamo a lei. Poi tanto per dire un numero, quanti sono? Ma ci sono tanto raccomandati che non lo dicessi. Sì, io non lo dire. No, invece lo vuoi. No, se si sono raccomandati, però lo sai che ormai è finito il Ormai me l'avete chiesto, è troppo tardi, lo devo dire. No, certo. Tu certo, sai quanti certo. sono? Non lo so. Sì che lo sai. No, perché non lo dici? Quanti sono? Non lo so. Perché non lo dici? Non so, saranno 20, 22. Lui l'ha detto per dire una battuta. Sono 20. Ma perché una battuta? Non ho capito. Hai solo 20 così. Lui non l'ha detto perché lui gliel'ha detto perché gliel'hanno suggerito. Gliel'hanno suggerito. Capito? Sì. 20. Allora, mamma, quasi mi vergogno. Quasi mi vergogno. Ma senza il quasi, lascia perdere. Beh, cosa ci devo fare? La trasmissione va bene. Intanto ti ringrazio per il nostro telegatto, però tu adesso devi stare qui bravo un istante. Okay. Fermo. Devi stare fermo. Muto. Muto. Sì. Immobile. Allora, dunque, mi hai detto che festeggi 50 anni della tua carriera? Io ti ho detto niente, l'hai detto tu, guarda. No, ma io lo so. Ah, ecco, lo perché sai io mi che sono preparato, perché dovevo fare un discorso speciale. Ecco. E dirti quanto sei bravo, perché tu sei il primo Anche che ha cominciato. Anche tu sei bravo, sì. Ecco, però, siccome sei così bravo, era giusto che in occasione dei 50 anni della tua carriera, tu ricevessi il tuo primo e unico telegatto, perché non ne hai mai ricevuti. È vero, è vero. E allora, se permetti, devo dire alla carriera, signori, un telegatto per Corrado. Congratulations. Questo è quello più importante. La sei in piedi. Esatto, 50 anni di carriera. È il primo. 50 years. Grazie. Abbiamo dato a Cesare quel che era di Cesare. Bravo, bravo. Sono un po' invidioso. Vuol dire che tornerò un altro anno per prendere io questo qui dei 50 anni della carriera. Grazie, signore. Bene, bene. Ok, grazie, thank you very much. Ci vediamo un altro anno, speriamo, per un altro premio. Scusi, ritorno a lei a questo punto. Perché dopo il tripudio, dopo un intero teatro nazionale con l'onore delle armi, io comincio con il lei, questa sera. No, dai. Ecco, allora volevo chiederle a questo punto, secondo lei, il segreto del suo successo in questi 50 anni? 50 proprio anni. 50. È stato il physique du rôle, il sex appeal, lo sguardo ammaliante oppure la voce? La voce, no, questa no, sia stata la voce. No, scusa, voce. Ritorna tu per cortesia, non mi dire la voce perché non è la voce. E che? Ma tu hai un sacco di altre donne. Però io sono sicura che qualunque voce, di essere tu avessi successo l'avresti avuto comunque. Deve aver sbagliato 3-4 verbi, comunque va bene uguale. Il senso è questo qua. E vuoi che te lo dimostri? Sì. Hai mai fatto un ventriloquo? Hai mai fatto il ventriloquo in questi 50 anni di carriera? No. Aspetta. Gigi Sabani! Adesso facciamo un esperimento. Scusa Gigi. Allora, innanzitutto complimenti. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Per il gioco dell'opera. Ciao, Corrado. Ciao. Aspetta che abbottono il doppio petto. Tu hai capito cosa dobbiamo dimostrare questa sera? Che indipendentemente dalla voce Corrado avrebbe successo. Sì. Facciamo con Mike. Allora, prima gli occhi, Teniamoci per mano. Gli occhi così. Perché non vede. Ma ha fatto ridere Mike adesso che la Baralli aveva il telegatto come scelto lui. Me lo ridai, per favore. Allora, facciamo con gli occhi, la frase è signori e signori, buonasera e non finisce qui, va bene? Pronto? Gli occhi, guardate così. Signore e signori, buonasera, succhio. Ma non finisce qui. Perché un po' d'americano non può sapere, non è finito. Siamo. Già con la voce di Mike, buongiorno. Funari. Ti metti degli occhiali, questi sono miei personali, Sì. No, è un Kleenex. Si funarizza pure lui, sì. Lo fa pure. Ci vorrebbe anche una camminata per Funari, però, A me? Camminata, scusa, la camminata deve essere questa.
C'è un po' tra il Celentano e il Funari. Scusa, prova un po'. C'è Funari? No, sì, è là. Falla, identica. Fai la uguale. Vai, mano in tasca. Bravo. Sembra Jack lo squartatore così, però. No, non ti riesce benissimo, però. Prova con la voce. Adesso con la voce. Sempre, signori e signori, buonasera, non finisce qui. Vai. Signore e signori, denti. Buonasera. Ma non finisce qui. Buono, buono, si chiama. Aspetta. Frizzi. Risata, rifacciamola, aspetta. C'ha gli occhiali, anche Frizzi. Anche Frizzi, vai. Vai. La risata. Vuoi anche un parlato? Sì. Baudo. No, Baudo senza occhiali. Te lo riporto anche lui. Sì, vabbè. Anche di Baudo mi devi fare la camminata, guardando. Giacca sbottonata. Un po' più lungo. Mano sul fianco. Braccia lungo le... Sì, no, mano qua sul fianco. Una. E fai tre passi, arrivi al teatro Manzoni. Ancora, no, però più... Ho visto Riggi prima, il mito Riggi, che cammina un po' alla Baudo, poi fai la traduzione. Veramente, però ho visto che cammina proprio Riggi come Baudo. Cammina, cammina rigido più che Riggi. E poi lo vedrete, voi dite, qualcuno che cammini come Baudo non sia bello o bravo. Ecco così, bravo. Adesso... Questo è quando prende possesso dello studio. Dello studio, esatto. Come se è qualcosa. Sì. Adesso, signore e signori, buonasera. Sì, va bene, ubriaco, signore e signori, buonasera, e non finisce qui, però, con autorità, l'autorità di Baudo. Signore e signori, buonasera. E il dito, ma non finisce qui. Ma non finisce qui! Va, perfetto. Bene. Cioè, questo sarebbe un misto perfetto, eh. Senti questa se ti piace, guardate. Però potevi rimanere, Mike, un minuto. Vieni un attimo sul palco. Sì, vieni, un attimino solo, grazie. Perché io l'ho detto, ho costruito una carriera su Corrado e Mike Bongiorno. I presentatori sì, tutti noi nuovi, però siete voi quelli che avete creato la tenuta. Ecco, era la soddisfazione, adesso non c'è comicità e niente, la soddisfazione di stare tra Corrado e Mike Bongiorno. Penso che non ci sia niente di male, ecco, era soltanto questa cosa. Che tra l'altro poi io te abbiamo avuto anche un alterco alcuni anni fa, volevo scusarmi a distanza di qualche anno. C'eravamo arrabbiati un po' per delle battute. No, ma invecchiato no, continui a fare figli, non puoi invecchiare, caro Mike. Chi invecchia non fa figli. Sai qua, Mike, l'ultima è questa. Vediamo se tu sei d'accordo con questa voce qua, Signore e signori, buonasera. E non finisce qui. E questa è quella giusta. E lì volevamo arrivare. È quella giusta. Da retta a me è quella giusta. Rimaniamo con questa. Forse sai che hai ragione. Non c'è niente da fare. Allora ti volevi far fare la fotografia sì, in mezzo a noi due. Sì, dov'è una foto? Solo del fotografo. Ciao Costanzo. Ricordo a metà fra due secoli. Con un sorriso. Però deve essere una foto mista. Sabani, Mike, Corrado, però mentre un po' Mike, eccolo là. Sì, bel sorriso, dai. È un po' Corrado. Okay. Sì. Grazie Mike. Grazie Corrado. Ciao Alba. Ciao. Un saluto di nuovo. Grazie, arrivederci a tutti, grazie. No, adesso qui nasce sempre il solito piccolo problema quando si è in due, cioè chi di voi due lo consegna questo premio, chi di voi due... Lui ha una bellissima voce stentorea. Io leggo e lui consegna. Cos'è? Devi aprire la busta. Di solito, prima hai detto devo dire i nomi, non devo no, dire i nomi. No, non c'è, questo è un premio speciale, che altro scusate, vuoi, è stato poco che bene. Va... Ah, il tenente Colombo, allora, Peter Falk. Ritira il premio Peter Falk. Aspetta un attimo. Il mio. Come va? Bene?
TV Cat. TV Cat. TV Cat. Telegatto. Guarda il labiale. Telegatto. Telegatto. Non terrigatto. Telegatto. 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 This is the telegatto. Telegatto. TV Cat. Grazie. Prego. Ma quando li portano via questi due qui? Ardo. Era. Io avevo un altro omaggio oltre al telegatto, oltre al premio, volevo regalarle il mio impermeabile. Visto che il suo è sempre sciupato, allora ho pensato di do il mio che l'ho stirato e così. Permette? No, voglio vedere come. Sì. Ma fai, gli fai mettere impermeabile tu a Colombo, ma che figure facciamo? Sai come è contenta la mia mamma. Ho anch'io un regalo da fare. Che regalo è? Che regalo è? Anche lui. Ma no. Che regalo? Guardala, guarda. Qual è? Guarda. L'impermeabile di Colombo. È il suo. A questo? Spero che lo voglia accettare. È uno dei miei impermeabili. No, puoi tenere perché ho visto che tieni benissimo le cose. Sono curioso di vedere come si sviluppa poi. Non lo so, è un panino, come è il tenente Colombo o è Tabetta? Non lo so. Sì, ma io. Scusateci, è un momento di panico. Stai bene però con l'impermeabile di Colombo? Sì, cosa c'è nelle tasche? No, c'è ancora un casino di roba. One second. Cosa? Aspetta. Stai, così è preciso, un po' anche qua. Very good. Okay. Posto. Così è perfetto. Perfetto. Eh? Sì. M'ha preso per un hamburger. In ogni caso ringraziamolo. Daglielo tutto, sì, dagli questo, adesso noi le diamo. Mi sembra qua, che sia no? stato. No? Se qualcosa di chiaro che è stato simpaticamente allo scherzo. What? Dico, è stato simpaticamente allo scherzo. Sì, sì, in effetti sì. Adesso quando arriva la voce poi. I didn't hear the question. What is the question? No, the question is te Ciapa Colombo, aspetta un attimo qua. Che noi. No, non sporchiamo di che c'è il telegatto. Allora. Noi salutiamo e lo lasciamo nelle tue mani. Lascio il panino. Sì. Scusa, Corrado, non è che ti no, è perché proprio non sappiamo dove mettere la roba di. Questo. Scusa, ti dispiace. No, credo di metterla più avanti. Scusa. Alba, vuoi sì? No, chiedi questo. Grazie, ecco, arrivederci. Allora, grazie. Ecco, io vorrei chiedere al presidente Colombo se poi, in merito alla vita privata, si comporta come tenente Colombo oppure come Peter Falk? How am I the same as... Beh, non sono sicuramente altrettanto intelligente quanto il tenente Colombo, ma in realtà sono altrettanto snob, devo dire. Oh. Senta, lei è sposato con una italiana, se non mi sbaglio. Yes, I'm married to, sì, sono sposato a un'italiana. My first wife was e anche la mia prima moglie era italiana. Ah, due mogli e tutte e due italiane. Molto, entrambe molto italiane. Molto bene. Scusi tanto, ma temo che non si sente niente di quello che sta dicendo. Sta dicendo? Sta dicendo? No, I have a witness. E tra l'altro ho anche un testimone di ciò che conferma questo fatto, in quanto qui tra il pubblico abbiamo la figlia della mia prima figlia, moglie. È il testimone definitivo, no? È la figliola di Peter Falk, avuta dalla prima moglie. Dalla prima moglie. Va bene. Comunque noi la ringraziamo, tenente. La ringraziamo di cuore. Arrivederci, thank you. Arrivederci di nuovo. Thank you. Thank you. Voglio ringraziare tutti voi. Grazie. Grazie. E salute la nostra signora anche con il telefono. Allora siamo giunti al telefilm italiano. Allora, vediamo chi consegna questo premio, signore e signori, Mia Farro! Che
devo dire che l'incontro con Mia Farrow è veramente l'incontro con l'arte. Chi non apprezza le sue grandissime doti di attrice, chi non la conosce come grande attrice, io l'ammiro e l'apprezzo da sempre. La cosa che mi incuriosisce di più di Mia Farrow è la sua doppia vita, la vita di madre e la vita di attrice. Tu quanti figli hai, Mia? I have 12 children. In tutto 12. Ecco, una domanda che credo venga spontanea a qualunque madre italiana. Siamo tutti piuttosto ansiose. Io ho una madre, un bambino di 12 anni e sono ansiosissima, lo chiamo in continuazione, appena un momento libero lo porto dal dottore, lo porto a giocare a pallone, insomma cerco di riempire la sua vita con la mia presenza. Come si fa a gestire una vita così importante artisticamente come la tua e allo stesso tempo una famiglia di 12 figli? Cioè come dividi la tua giornata? It's complete chaos all the time. Diciamo che è un caos completo. E lo credo. Questo è facile da credere. Ecco, ma in che modo tu sei vicino alla tua famiglia e riesci anche a seguire il tuo lavoro? Fai le lavatrici, ti occupi dei bambini, li porti tu dai dottori, ti occupi tu dello sport che loro fanno, delle loro emozioni. Insomma, come fai? I do all the things you mentioned. Le faccio tutte le cose che le hai detto, riporto dal medico, lavo i piatti, cucino, cambio i pannolini, sono sempre sveglia con l'ultimo che ha 3 mesi, e li porto a lavorare con me tutti i giorni quando vado a lavorare, almeno quelli piccoli, ma ho anche dei ragazzi più grandi, di anche 24 anni. Senti, se tu dovessi dire qual è il film che tu hai interpretato nella tua carriera, il ruolo, insomma, che ti assomiglia di più, il personaggio in cui tu ti sei riconosciuta di più, in quale personaggio ti riconosceresti? Yeah, I'm sorry, I don't have one. Non esiste un personaggio così. Direi che c'è un po' di me in tutti questi personaggi, ma non esiste nessun personaggio speciale. Ecco, io credo che Corrado, a proposito, invece voglia ricordarti qualcosa di... Sì, perché dico, noi abbiamo parlato di lei come madre, sì, fino adesso. Però potremmo parlare di lei come figlia, anzi come figlia d'arte. E io credo che forse sarà una sorpresa per tanti vedere chi era la mamma della nostra Mia Farrow. Un personaggio indimenticabile. Possiamo vederlo, per cortesia, Gigli? Oh, no, perché non sono ancora sveglia? Che penseranno i vicini? Oh. Male? Hai fatto bene a svegliarmi, avevo un incubo, avevo paura. Paura? Sognavo di essere a Londra in un velocissimo taxi con la radio a tutto volume e andavo a giocare a bridge da 3 mie zie zitelle. Grazie per avermi fatto scampare per sempre da questi pericoli. Jane. Oh, un momento, prima di cominciare le tue solite moine. Dove hai trascorso la notte? Nuotare. No? Non nuoteremo e non cambiare argomento. Sei tornato stamani e chissà che ora. Bisogna dire che Maureen O'Sullivan, no? La Jane del famoso primo Tarzan. Si sente pure figlia di Tarzan. No, assolutamente no. I'm working on it, though. Ci sto lavorando, però. Io ti ringrazio, leggiamo le nominations. Amico mio, Rai 2. Casa Vianello, canale 5. Papà prende moglie, canale 5. The winner is Amico mio. Ritirano il premio Massimo D'Apporto e Adriano Pantaleo. Io vi invidio molto, perché ricevere un premio nel mio affare, devo dire che... Grazie, il telegatto lo regaliamo a Spillo, che si diverte. Io volevo dirle... Volevo dirle che se ha bisogno di un pediatra, io molto volentieri vengo a tenerli i bambini, così lei avrà più tempo per uscire. Sì, adesso... Thank you very much. Prego, però...
Io faccio anche complimenti ad Adriano per la sua carriera di giovani attori e devo dire che c'è un momento di grande emozione che posso perfettamente capire, perché prendere il premio da mia credo che sia un'emozione per chiunque. Io volevo poi alla fine almeno baciarle la mano, se non è possibile baciarle sulle guance, perché dici che non è bello, però se non lo faccio adesso, non è televisivo, quando lo farò tutti mai? Ci baciamo molto volentieri, ma... Posso darle un bacio? Ok. Congratulations. Grazie ancora a Adriano Padrocomando da più vicino. Io un premio riesco, no, un premio, una cosa per te. Ah, dimmi. Questo è per te. Grazie. Questo è per te. Thank you very much. Oh! Ti piace? Molto! Alba, vuoi uscire con me? Quando io avrò l'età di uscire con te, forse non vorrei più uscire tu con me. Che dici? No, io spero, usciamo insieme questa sera, andiamo insieme a cena. Sì. Io vi ringrazio molto, grazie ancora per essere stati con noi, grazie ancora a Mia Farro, un grande applauso per lei e ad amico mio e tutta la serie che ha preso questo premio. Ciao! Thank you so much. Siamo arrivati al premio, alla categoria TV dei ragazzi. Consegna il premio Michele Placido. Ciao. Michele, dovete sapere che ha scelto Michele la categoria da premiare, cioè è stato lui che ha deciso che voleva premiare la TV dei ragazzi. Perché? Ma perché quando, tanti anni fa, quando stavo in collegio, un collegio di preti missionari, c'era già la televisione, c'era già Mike Buongiorno tanti anni fa. E, anch'io voglio dire, eravamo affezionati a Mike Buongiorno, già noi ragazzi di questo istituto, ma i preti non ci permettevano, anche Corrado, insomma non stava tanto assieme, per non mettere le cose a posto subito. E i preti dell'istituto non ci facevano vedere la TV dei grandi, ma manco la TV dei ragazzi. Noi qualche volta prendevamo la chiave della sala della TV e cercavamo di vedere questa TV dei ragazzi, però non era possibile. E ci punivano. E mi è rimasta qua questa TV dei ragazzi. Però adesso io mi rifaccio, perché coi bambini, coi miei figli, sono costretto a vedere solo la TV dei ragazzi. Cioè dalle 5 alle 7 la TV dei ragazzi, la sera cartoni animati, per cui sono uno specialista in cartoni animati. Sei un grande consumatore della televisione. Un grande consumatore della TV dei ragazzi. Per cui conosco Bim Bum Bam, conosco Felicitas, eccetera, eccetera. Ecco, tu hai vinto anche molti delegati, questo lo ricordiamo. Allora, Bim Bum Bam è proprio uno delle tre nomination di questa sera. Bim Bum Bam, canale 5. Fanta Ghirò, 3, canale 5. Heidi, Rai 2. Vince Fantaghirò 3. Alessandra Martinez e Kim Rossi Stewart ritirano il premio. Una principessa. Beh, la bellezza, io non ci vedo, perché non ci vedevo bene. Beh, sei meravigliosa, senti chi parla. Molto piacere. Piacere. Allora, comincio per cavalleria, naturalmente, dalla signora Martinez, che ha vinto questo premio. La tua vita veramente assomiglia un po' a quella di una fiaba. Tu interpreti in Fantaghirò un personaggio fiabesco, personaggio di una fiaba. Ma se uno riassume la tua vita, grande successo, nata da una famiglia bene, bellissima ragazza, frequentato grandissimi ambienti, danzatrice di successo e ora fidanzata felice, ma la tua vita assomiglia veramente così a una fiaba come viene descritta oppure no? Ma famiglia bene, intanto non so cosa voglio dire giornale, esattamente. Sai, leggo fai male. Lo so. Io riporto. No, dipende quali leggi. Comunque, ecco una cosa voglio dire. Non trovo ormai i giornali, tutti si equivalgono. No, voglio dire una cosa che per me è particolarmente importante, cioè in questo mestiere credo Michele mi può forse dare ragione, non si è nulla senza gli altri. Ecco, io voglio fare anche una domanda naturalmente a Kim Rossi Stewart, che è un protagonista amatissimo dalle donne. Tu sei descritto come un principe azzurro. Innanzitutto vogliamo sapere se
pensi di essere a tua volta un personaggio fiabesco, quindi pensi di poter... E che cos'è la dote che ami di più, per esempio, perché molte donne si domanderanno che cosa fare per piacere a un principe azzurro. Che cosa deve fare una donna per piacere a un principe azzurro come te? Ma io non ho nulla, penso, del principe azzurro nella mia vita privata. Gli occhi, per esempio, già sono azzurri, quindi qualcosina ce l'abbiamo già. Ti ringrazio. Ma, il ruolo che interpreti. Ma io non so che dire, il mio ruolo è uno dei tanti ruoli, il mio principe azzurro ha un po' di me come ha un po' di me il personaggio di Senza Pelle, il personaggio di Senza Scampo. Posso dire una cosa? Certo. Vai. Sì, la TV dei ragazzi. Questo ragazzo che sta parlando, che Kim, voglio dire, senza togliere nulla a te, in questi giorni è uscito un film di un regista che si chiama, il film si chiama Senza Pelli, da Latri, con Massimo Vini e la Galiera, dove questo ragazzo è straordinario. Noi, sì, divi americani, grandi applausi, andate a vedere questo attore italiano, è straordinario. Grazie. Io trovo meraviglioso questo complimento, no, che è fantastico. Ecco, devo dire che la bellezza di questa serata è che man mano che vengono premiati vanno tutti indietro, tra un po' spariamo dietro le quinte, ma questa è una dote che credo che si conservi, che è quella della timidezza e dell'incapacità alle volte di esprimere, anche perché la domanda forse era piuttosto banale, ha detto qualcosa di molto meno banale di me. No, assolutamente, Michele Blasi. Io vi ringrazio ancora una volta. Grazie. Io ringrazio ancora grazie te Michele. E complimenti per Fantaghiro 3. Io credo che sia giusto consegnare il premio in questo momento. Grazie. Ad Alessandra e a Kim. Peace. Grazie per questo momento di intesa che mi lasci, Corrado, perché Malizia anche quest'anno non è mancata l'appuntamento più importante di intesa con il grande pubblico nella serata che vede premiate le star della TV che voi avete votato. Malizia è ancora con noi. La grande qualità dei prodotti Malizia ha creato sempre un'intesa con tutti noi per essere più belli e farci sentire più freschi. Grazie Malizia per questa magica serata di intesa. Perché da sempre Malizia è il profumo d'intesa. E adesso passiamo alla trasmissione dell'anno, ossia la trasmissione che in assoluto ha ottenuto più voti da parte dei lettori di Sorrisi e Canzoni. Consegna il premio Gino Paoli. Ciao. Senti, non a caso abbiamo scelto te come premiatore per questa categoria, per una semplicissima ragione, che tu sei uno dei cantautori che ha cantato più canzoni d'amore, credo, no, in assoluto. Tu sei veramente un cantautore... No, un cantautore pieno, d'amore. Un cantautore d'amore, beh sì, tutte le tue canzoni parlano d'amore. Ma tu nella tua vita hai mai commesso delle stranezze d'amore? Sì, eh? Te ne sei pentito? Tu no. Eh? Tu no. Non è il caso di dirlo qua. Comunque sei. Tu no. No, non mi sono mai pentito. Non ti sei mai pentito. Benissimo, questo mi fa piacere. Dal discorso ormai si sarà capito quello. Ma vabbè, comunque leggi allora che ha vinto. Sì. Ha vinto Strano Amore. Riceve il premio Alberto Castagna. Chiedo scusa. Strano Amore ormai si identifica con questo ridicolo buffo cappellino che però io continuo ad affermare che porta fortuna. In realtà, avete visto che porta fortuna? No, altro che fortuna, fortuna meritata. Grazie, fortuna meritata, troppo buona, eccetera, eccetera. Ridicolo questa cosa, uno smoking perfetto. Allora, questo io volevo dire che per gli amici della vivisezione dovrò smembrare questo gatto. Meno male che è finto, e lo devo dividere con quel disgraziato come me che si fa l'Italia in camper in lungo e largo, Alessandro Ippolito. E gli altri, prego Alessandro,
Poi sono felice che questo te lo faccio toccare. Sono felice che questo telegatto mi venga dato da un amico carissimo come Gino Paoli, il mio idolo. Corrado non me lo dà il telegatto, Corrado è il mio idolo stesso. Anzi, io direi salutiamo Gino con un calorosissimo applauso d'amore. D'accordo. Allora, vuoi fare delle dichiarazioni? No, ho fatto per liberare un attimo Gino. No, vuoi fare delle dichiarazioni? No. Quanto durerà ancora la trasmissione? Buonasera, io sono venuta qua perché poi c'è una piccola sorpresa per te. Problemi di cuore? Tuoi forse. Miei? No, assolutamente, cioè io sto benissimo. Senti, allora, chi è causa del suo mal pianga se stesso, hai voluto fare strano amore? Sì. Allora guardati questo filmato. Cioè? C'è un messaggio per te. Alberto, come vedi questo è l'unico modo per averti vicino. Comunque chi di videomessaggio colpisce, di videomessaggio perisce. Senti un po' questo messaggio per te. Pa, ti voglio bene. Quando passi con mamma, incula la pallina. Ma dai ragazzi. A parte la frase che si capita bene, la seconda. Cioè, è inutile dire che ci abbiamo la tata svizzera, in culo alla balena, la bambina di 2 anni. No, non fare il furbo. La frase che ha detto prima della balena, tua figlia, è quando sposi la mamma. Ah, ha detto così? Sì. Avete sentito questo? Sì. Conferma il porto. È registrato. Ma ormai voglio dire non è più un mistero, ne parlano tutti, poi è un matrimonio come tutti gli altri. Insomma. Ecco, ti dovrai levare il cappello in chiesa. Ma chi ti ha detto? Ah, non lo so. No, ma in chiesa. Poi me lo rimetto subito. Ma certo, ma infatti ho detto in chiesa. Comunque grazie della sorpresa, è stata una cosa, guarda, sono... Sì, ma dovresti rispondere. A chi? Andiamo sul campo. Qua, scusa, lui deve fare il suo mestiere, tu devi dare la risposta. Presto, a stretto giro di posta. Cioè, adesso torniamo in albergo, poi ne parliamo l'anno. Quantifichiamo in giorni, in mesi ed anni. Facciamo un annuncio ufficiale. Dentro l'anno? Dunque, no, a giugno. A giugno. Che giorno? Cioè, ma vale come promessa? Sì. Come no? Vabbè, a giugno. A come che giorno? Giugno, la fine di giugno, quando finisce il strano di quest'anno? Sì. No, sei contento, sa mai. Entro giugno di quest'anno mantieni la promessa. Grazie. Il piacere è tutto nostro. Auguri allora, auguri. Ciao. Ciao. Alessandro Ippolito e Alberto Castello. Grazie a tutti. Ciao. Devo dire che abbiamo ancora un ospite eccezionale, un uomo addirittura poliedrico, direi, perché ha saputo interpretare vari ruoli e ottenendo successi particolari. Basti citare, attenti a quei due, l'agente 007, le avventure di Simon Templar. Quindi è con vero piacere che vi annunciamo che è tra noi, e lo invitiamo a salire sul palcoscenico, Roger Moore. Sta bene? Sì, sto bene. Anche perché lei parla molto bene l'italiano. Posto che devo stare, no? No, va benissimo qui. Io la ringrazio infinitamente di aver accettato l'invito di Sorrisi e Canzoni. So che lei è un ambasciatore speciale, direi, un ambasciatore particolare. Sì, dell'Unicef. E so che approfitta di questa occasione per rivolgere anche un appello a tutti coloro che ci seguono. Sì, se posso. Certo. Sì, grazie. Le dirò che mi fa una certa impressione starle vicino, nel senso cioè stare vicino al famoso agente 007. Ma, sei gentile, molto gentile. No, ma
dicono che è meglio di dare che ricevere. Ma io sono venuto qui per queste ragioni, per dare un'enorme grazie al popolo italiano che ieri e oggi, anche domani, danno molto per i bambini del mondo fra UNICEF. E per questa ragione sono qui. Anche sono qui per dare questo. Sì. Questo per il personaggio femminile. Per gli americani questo per the ladies. Sì. Feminine. Ecco, però noi dobbiamo fare le nomination. Le nominazioni prima. Le nominazioni, anche allora, noi abbiamo male, bisogno aperta, delle nominazioni che gentilmente la brava Alba mi porta. Ecco, così anche tu. A me questa James Bond è molto bello quando mi chiamo sì, Roger sì no d'accordo ma il doppiatore italiano ha una voce particolare direi sì, che è molto bella molto sì. Bella come la sua e devo dire che quando si sente come si chiama Bond James Bond è bello, noi ci abbiamo, come si chiama? Maurizio Broccoletti, non funziona, da noi non funziona. Mi si chiama James Broccoletti, Bond, Maurizio Broccoletti. Maurizio Broccoletti, quindi lo conoscono anche là. Allora, dunque, le nomination sono Ambra, Mara Venier e Valeria Marini. Vogliamo vedere allora chi è il personaggio femminile? Mara Venier. Mara Venier! Buonasera. Buonasera e complimenti. Ciao Corrado, ciao Alba e buonasera a tutti quanti. Voi. Sono emozionatissima, Corrado, non mi mettere in imbarazzo come il tuo solito. Perché sono emozionata. Sorry. No, niente. Sorry per che cosa? Ho sentito parlare, tantissimi di voi hanno vinto tanti premi. Io sono molto emozionata perché questo è il mio primo premio. E beh, bisogna sempre cominciare. Poi, sì, di solito accompagnavo qualcuno che prendeva i premi, per cui sono ancora più emozionata perché questa volta lo prendo io. Va bene, ma era prima Poggiorno ha detto 20, quindi. Uno. Basta, uno, e poi però. Ne vuoi avere 20 anche tu. No? Non è detto. Intanto prendi di questo perché benissimo. Si sa mai. È qui, sta qui. Thank you very much. Thank you. Grazie. Grazie. Mr. Grazie, Moore, grazie. Grazie. Io vorrei ringraziare ovviamente tutto il pubblico che mi ha votato. Vorrei soprattutto ringraziare il mio produttore di Domenica Inc, che è Paolo De Andreis, e tutti quelli che mi sono stati vicini in questi mesi. Senza di loro io non sarei qua, non ce l'avrei fatta. Grazie davvero. Ciao Mara. Posso? Ciao. Prego. E che ci facciamo? Prova. Allora, siamo arrivati alla categoria Film per la TV. Consegna il premio Leo Gullotta. Ben trovata, buonasera. Chi mi troverò davanti, perché voi sapete che Leo Gullotta è uno degli attori più poliedrici della nostra televisione, del nostro teatro. Grazie. E anche la famosissima signora Leonida, che questa sera abbiamo lasciato a casa, nonostante le sarebbe piaciuto moltissimo venire, perché io sono sicura che la signora Leonida avrebbe apprezzato. Ma la signora Leonida e tutti gli amici di Bucce di Banane sono stati super, devo ringraziare quindi anch'io TV Sorrisi e Canzoni, perché copiosamente sono arrivate un mare di cartoline, però l'importante è partecipare nella corsa, no? Come sempre, naturalmente. Allora, vogliamo leggere quelle che sono le nomination? Carlo Magno, Rai 1. Donna d'onore, Canale 5. Un figlio a metà, un anno dopo, Rai 2. Prego. Vado. Donna d'onore 2. Ritiro il premio, Carlo. Sono a bocca aperta, come penso tutti gli spettatori in questo momento. Carol, ecco, io a Carol sono molto affezionata, perché pensate che la prima cosa che io ho fatto nel cinema, dove Carol era già una star assoluta,
è stata proprio con Carol Alt e quindi mi ha anche portato molta fortuna. Una cosa che io ti voglio chiedere, Carol, tu parli benissimo l'italiano, quindi non sì, è ma necessario. Parli più piano, per favore, io ero americana. Allora, come on, pass, in giorno spagnolo, ti ricamo il mio passo, ti trigger il passport, e ti creare il sound, ripassi nei trigger body, e ti guardi, ripassi nei tre mamma, due ricline, e ti cambia Alba Perietti in the spine, e ti bruciare il cangani, e ti pantano donare due. Qual è stato il primo lavoro che tu hai fatto, la modella? Prima di modella, prima di tutto, un babysitter. Ah, la babysitter, io devo dire, chissà quel bambino che arrivava mi arrivava picciriddi. Senta, signora Leonida. No, io però non c'entra, è il mio dialetto. Io a questo punto le faccio consegnare il premio. Il dialetto c'è la storia, bisogna mantenerlo. Le faccio consegnare il premio a, certo, a Carol. E poi ci lascio un attimino da solo. Ma con molto piacere. Lui adesso, eh? Piacere. Ecco a te, auguri. Grazie mille. Un bacio ci vuole, te l'ha narrato tutto. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Allora, rimani ancora con noi. Io voglio sapere quali sono, una domanda molto, molto banale questa, quali sono i tuoi progetti futuri in Italia quando avremo il piacere di vederti ancora alla televisione italiana? Ma è difficile adesso in Italia perché c'è una serie in America, Thunder in Paradise, non so, come si dice? Thunder. Io sono la meno adatta a darti una risposta, comunque voglio dire possiamo... Ma c'è due o tre progetti ancora, penso la Principessa del Deserto 2, penso con Titano, se Guido Lombardo e lui è qui con me questa sera. Tu hai vinto due telegatti, questo è il secondo, il terzo, è il terzo telegatto, penso. Esattamente. Io sì, credo che ce ne saranno molti altri nella tua carriera, che sarà sicuramente... Grazie, e io ricordo tu in Bye Bye Baby. Purtroppo me lo ricordo anch'io, tu eri una tu grande... Tu eri veramente gentile lì e adesso sempre gentile. Beh, meno grazie. Male, questo mi fa molto piacere. Carol Alt! Buonasera, grazie. Passiamo adesso alla categoria varietà. Consegna il premio Katia Ricciarelli. Hanno detto una cosa che non so se sia vera, ma è vero che tu hai fatto anche l'elettricista? Sì, ho fatto l'elettricista così a 12-13 anni per prendere un po' di soldi, ma ho lavorato anche in un circo equestre, in un grande magazzino, non facevo l'elefante io. E poi hai incontrato Pippo. E dopo mi sono sistemata. Bisogna vedere se si è sistemato lui. Vabbè, ma comunque, no, penso di sì, senz'altro. Allora, siamo alla nomination per il varietà Buona Domenica, Canale 5, Karaoke Italia 1, Scherzi a parte, Canale 5. Vogliamo vedere chi ha vinto? Scherzi a parte. Scherzi a parte! Ritirano il premio Teo Teocoli, Pamela Prati e Massimo Boldi. Grazie, grazie. Buonasera, scusate, un incidente banalissimo. Ma certo. Sono caduto. Oddio. Forse uno scherzo, non lo so. Non lo so, forse. Sto venendo qui per dire se hai visto Massimo Lopez, là, sono caduto come un fesso. Come un fesso, sono caduto. Ti ho fatto male? Sono caduto lì. Dammi New York. Scusa, è una piccola performance. No, sì. Ma io vorrei sapere, scusa, io ho detto Pamela Prati, Massimo Boldi. Forse sono in bagno, non so. Hai fatto tu uno scherzo, li hai chiusi nel bagno. Allora, grazie. Ecco, prenditi. Sì. È un bacino.
I baci qui non sono permessi, però. Sì, grazie. Questo è il mio 18° telegatto. 18°? Sì. Grazie, Katia, arrivederci. Grazie. Uno ogni 5 anni, come mai buongiorno? Vedi. Sì, allora, siccome Corrado, io sono emozionato, adesso sì, certo. Devo dire che siccome non si può ringraziare, baciarsi, così, io ho deciso di fare un momento di romanticismo. Canto una canzone con te. Cantiamo una canzone insieme, tu ed io. Cioè, io apro la bocca e tu canti. No, no, cantiamo insieme, un duetto. Sì. Cioè, dai, vieni vicino. Che cosa vuoi? È una canzone dal film Ghost. Non mi pare di ricordarmela bene, guarda. E tu saresti adatto, Fantasmi? Sì, d'accordo. Scusa, la battutaccia. Allora, tu fai Molly. La ragazza... No, no, io mollo, no, che mollo? No, personaggio... io mollo. Mi andate sulla voce, vado, emozionato. Vabbè, non mi tieni intrigato. Ti porto un quinto. Va bene, però un applauso tranquillo. Incoraggiamento, se no non... Oh, my Lord, my tongue, I will fall. Time and you so much. And you still more. Scusate, scusate, scusi. Ma lei ha interrotto un momento. Venga qui, scusi, Lei chi è? Come? Chi è lei? Io sono un polacco. Uomo di polizia polacco. Sì, ma lei mi perseguita da scherzi a parte, per favore, lei mi perseguita da scherzi a parte. Questa sera è una serata internazionale del telegatto, cosa ci fa qui? Lei è l'asno? No, Ivan io. Vabbè, Ivan, l'asno, sento. No, è rimasto nell'altra parte. Cosa? È rimasto all'altra dello studio. Vabbè, l'asno. Ma non mi interessa. Anche Anna. Senta, vada, esiste vada. Un telegatto in Polonia? Non pianga, perché piange? Esiste un telegatto in Polonia? No. In Polonia so che c'è un premio che si chiama... Teleniaus. Ma fatti male, Potreschi, come le volte che dico. Si no? Chiama Telepacco. Allora perché lei sapeva mi ha detto allora che questa? Perché lei è fuma lei. Allora, cosa si vince in questo Telepacco? Si vince che c'è dentro Telepacco, è uno che fa televisione, poi dopo hanno un bel pacco. Sì. E dentro il pacco c'è aranci, mandarini, c'è pure formaggio, c'è carne scatola, sì. Tonno, tanto tonno, olio con olio, senza olio, olivo. Lei era rovinato una situazione bellissima qui al telegatto, basta. Dove situazione bellissima? Qui era una situazione bellissima. Perché lei forse faceva situazione bellissima. Sì, ma mi faccia il piacere per me che ho fatto mille da 3 anni a Cuneo su. Qui se c'è una bellissima. Sì, lo è? Sa chi è? Chi è? Pamela Prati. Buonasera a tutti, volevate prendere il telegatto senza di me? Invece no, il telegatto è questo è il mio quarto telegatto e spero di vincerne tantissimi altri. E lo dedico al mio pubblico. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao, bambino. Ciao. Complimenti, Anche a lei. Complimenti. Ciao, Maurizio Costanzo. Ti saluto sempre, Allora, siamo arrivati al momento delle telenovelas e soap opera. La premiatrice è Amy Stewart. Ti rivedo. Devo dire che così mi aveva ragione, non ce l'avrei mai fatta questa sera a non baciare gli ospiti e poi in particolare Amy Stewart, che è una cantante straordinaria. Grazie. Allora, leggiamo le nominations. Beautiful, Rai 2, Canale 5. Cuore selvaggio, Rete 4. Sentieri, Rete 4.
Prego. Legge. Ok. Beautiful. Ritiro il premio Ron Moss. Oh, era un momento di grande, di grandissima emozione per tutti i nostri amici. Abbiamo consegnato, ecco, allora, Amy Stewart, che prego poi di rimanere con noi, perché c'è la ragione che dobbiamo svelare alla fine. Consegna il telegatto. Grazie. Tu sai... Allora, mi metto vicino a lui perché tu sai che noi in Italia siamo molto tradizionalisti. Noi ci portiamo sempre dietro la famiglia e so che anche tu hai portato dietro la tua famiglia di Beautiful naturalmente, anzi nella fattispecie suo padre, John McCook. Innanzitutto voglio chiedere a lui se tu vorresti nella vita avere un figlio come lui. Would you like to have a son like me in real life? Like you? Come te? Yes. Not like Rich. Non come Rich. No, he's too small. No, è troppo... Proprio viziato, troppe macchine, troppi abiti, troppe donne. In real life... Nella vita reale, se avessi un figlio come Ron, allora sì. In quanto se mio figlio potesse crescere con questo vantaggio, vedrebbe sempre persone felici attorno a sé, e soprattutto qua in Italia, e soprattutto direi che le donne lo apprezzerebbero molto. That's the right answer. È la risposta esatta. Dicevo, la ragione per cui abbiamo detto che c'entrava particolarmente la presenza di Amy Stewart non è come molti avranno pensato, noi abbiamo fatto una piccola trappola in cui non è caduto assolutamente nessuno, cioè che Amy Stewart fosse stata protagonista di soap opera, bensì loro due sono entrambi cantanti. È vero? Dico bene? Yes. Ho detto giusto. E in particolare questa sera lui si esibirà in una canzone di un successo di Whitney Houston. Anzi, facciamo una cosa, per non sbagliare più la pronuncia, lo facciamo pronunciare il titolo a Amy Stewart e la canzone la canterà McCook. Dico giusto? McCook. Allora, Amy Stewart, vuoi annunciare questo brano che tu conosci benissimo perché è una canzone che tu hai cantato molto? I Will Always Love You. Who's going to sing I Will Always Love You? I yes. Am, right now. Oh, right. Okay. John McCook. Grazie. Grazie. Thank you. Love you.
intesa. Allora, adesso passiamo al personaggio rivelazione dell'anno. E credo che il personaggio rivelazione dell'anno lo voglia presentare Alba. Mi sono anche messo un vestito adatto. Sì, bello, bellissimo. Ti ringrazio. Allora, intanto iniziamo col conoscere il nome del nostro premiatore, che è Rupert Everett. Chiedere a Rupert era come mai era così alto, ma insomma dice che questa domanda gliel'hanno fatta tutti, quindi gliela evitiamo questa sera. Abbiamo constatato che è altissimo. Lui ha appena interpretato uno dei film di grande successo che ha interpretato nella sua carriera. Voi sapete che è stato protagonista di Ballando con uno sconosciuto, Cronaca di una morte annunciata, Gli occhiali d'oro e infine quest'ultimo titolo, tra l'altro molto bello, Della morte e dell'amore, scritto dallo stesso autore di Dylan Dog, che peraltro e quello che ha scritto tutte le storie di Dylan Dog. Allora, vogliamo leggere il nome del personaggio rivelazione dell'anno, Rupert Everett? E Ambra. Ambra di Lolela Rai. Grazie. Ciao Ambra, consegna il premio ad Ambra, Rupert Everett, che ringraziamo ancora di essere stato con noi. Vuoi ritirare il premio poi dopo lo porto? Grazie. Grazie. Grazie ancora a Rupert Everett. Grazie. Grazie. Allora Ambra, tu hai gli stessi anni che io ho fatto di gavetta per arrivare, diciamo, ad avere un minimo di successo. 16 anni, che sono veramente pochi per tutto il successo che tu hai, per tutto quello che hai raccolto, hai maree di fans che ti aspettano ogni giorno, ricevi, mi dicono, 400 lettere di ammiratori al giorno. Senti, ora che non hai l'auricolare di Gianni Boncompagni e sei distante da Irene Gergo, che cosa, mi puoi dire, che cosa vorresti fare tu da grande? È una domanda che di solito fanno a quelli dai 50 anni in su, in questo caso la faccio a te, che ne hai 16. Hai pensato al tuo futuro? Tu studi, né? Sì, io studio, faccio il liceo linguistico, quindi... Questo perché ti dà una sicurezza di questo lavoro invece poco, così che... Qual è la ragione? Cosa vuoi fare veramente? No. Il tuo desiderio... Beh, io vorrei fare l'interprete, però adesso vediamo. Sì. Quindi vedi che vita stanno facendo i nostri interpreti questa sera. L'ho visto. Allora, senti, ma sul serio, tu... perché poi sei molto diversa, in fondo, come succede spesso dei personaggi della televisione da come appari, sei... Forse più timida? Sì, un po'. Però avrai un'ambizione anche legata allo spettacolo, io credo, non, dopo un successo così, io credo che tu abbia voglia anche di continuare, no? Sì. E in che direzione? Beh, io adoro Lorella Cuccarini, quindi... Io non te l'ho letto nel pensiero, ti giuro che l'ho capito, intanto ha fatto uno sguardo. Quindi, vuoi diventare come Lorella Cuccarini, mi sembra un'ottima ambizione. Come successo, ci sei già vicina. Poi Lorella, si sa, è la grande star che è. Corrado. No, niente, io volevo congratularmi con te. Grazie. E poi dire che, non so per quale ragione, ma hai avuto anche, oltre a parecchi elogi, anche tante critiche. Sì. È vero? Tante sì, è vero. Critiche. Allora, per accontentare i critici, diciamo così, per farli contenti, tanto non ti costa niente. No. Io penso che oltre al telegatto, tu possa ricevere anche una telesculacciata. No, ma certo. Beh, allora, ti faccio questa nomination. Sì. Ron Moss, sì. Fiorello o Maurizio Costanzo? È dura, vediamo. Credo... Fiorello. Fiorello, ti dispiace venire qua un momento per cortesia? Vieni. Grazie. Ti dispiace girarti? No, ma... Well, dipende dall'urlo del pubblico, la forza con la quale devi... No, io devo dire una cosa, no, se Ambra ha chiamato me io so, perché lei sa che non la sculaccerei mai. E quindi anziché lo sculaccione io faccio questo, va. Ti do un bacetto, anche perché a me mi fa divertire. Anche perché...
Ciao, andiamo. Adesso i critici se la prenderanno direttamente con voi, invece di prendersela con Ambra, eh. Allora, informazione e attualità, consegna il premio Ombretta Colli. Buonasera a te. Ci baciamo dopo. Allora, a te faccio la stessa domanda che ho fatto ad Ambra. Però non ho 16 anni. Ma non importa, voglio dire, tu sei giovane allo stesso modo. Cosa vuoi fare da grande? Da grande? Non so a che età, sugli 80-90. L'ultimo progettino? Sì. Ma non lo so, in questo momento sono candidata da Forza Italia per il Parlamento Europeo. Ho capito. Questa potrebbe essere una... E se invece da piccola, scusavi, già queste ambizioni politiche oppure eri un po' più... Un pochino sì, sempre un po' curiosa. Cioè una piccola... Sì, sì, un po' curiosa nei confronti del sociale, tutto quello che mi circonda, sì, molto. Ho capito, vabbè, io da piccola ti dirò ambizioni politiche, non ne avevo, ma devo dire che non ne ho neanche adesso. Allora, leggiamo le nomination della categoria Informazione e Attualità. È molto interessante, molto pittoresco, come si dice. Funari News, Rete 4. Il Rosso e il Nero, Rai 3. Target, Canale 5. Vince Funari News. Ritira il premio, Gianfranco Funari. Buonasera a tutti. Buonasera Gianfranco. Buonasera dottor Corrado. Signora buonasera. Buonasera. Oramai ti chiedo, sei quello vero? Sì, sì, oramai quello hai vero. Il numero di... Buonasera. Buonasera. Allora, consegna ufficiale del premio, sì. Da Ombretta Colli. È un grande piacere consegnarti questo. Grazie, premio. Io vorrei però fare con te una cosa. Mi date un minuto a me e a lei, 60 Alto, secondi. Okay, certo. Ti metti sotto braccio. Vieni con me. Vorrei chiedere ai signori delle luci di abbassare la luce sul pubblico. Vorrei cortesemente invitare tutto il pubblico ad alzarsi in piedi. Per le esperienze televisive che ho vissuto, per le persone con le quali ho parlato, per le emozioni che ho provato, vorrei dedicare non solo il mio telegatto, ma se tutti i colleghi me lo consentono, questi telegatti al nostro paese che ne ha bisogno. Tanto bisogno. Vi ringrazio. Volevo dire solo questo. Grazie di questo applauso. Buonasera a tutti. Grazie. L'aspetto in trasmissione. Grazie. Cioè, allora voglio dire, hai la nostra benedizione perché come grazie. Sempre voglio dire, non hai bisogno di nessuno. Grazie. Prego, arrivederla. Gianfranco Funari. Grazie a tutti. Senti Corrado, guarda. Io riassento un attimino. Sì, assento. Vado via e torno subito. D'accordo. Allora passiamo al premio speciale Cinema in TV. Consegna il premio Claudia Cardinale. Sempre bella, sempre elegante, non abituata magari così alle platee come generalmente siamo abituati noi, ma è discesa con una tranquillità e una serenità da insomma. Consumata interprete televisiva di spettacoli, eccetera. No, non pur... è così facile per non me. È facile, no. E invece c'è riuscita benissimo. Ecco, una domanda che forse... interesserà chi la segue e chi l'ha seguita da anni. Sta preparando qualcosa? Sì, ho un progetto sì. Con Pasquale Spitieri, è un progetto che dobbiamo girare in Francia e su Gisèle Halimi sono 4 processi e dovremo girarli credo fine dell'anno.
Beh, allora in bocca al lupo. Grazie. Di tutto grazie. Cuore, veramente. Adesso dobbiamo premiare una persona, però di questa persona, di questo grande artista, vorrei farvi vedere, o per meglio dire, sentire in questo caso, quello che Dustin Hoffman ha detto di lui nel telegatto dell'anno scorso. Vogliamo mandarlo in onda, per cortesia? Siamo cresciuti nel nostro lavoro, proprio ammirando persone come attori come Mastroianni, Jean-Marie Volonté, e soprattutto Alberto Sordi, and the great Fellini. Il grande Fellini. Devo dire, avere la sua ammirazione ci veramente ci commuove e incoraggia il nostro cinema che non sempre è in buone anni. Alberto Sordi. Grazie, grazie a tutti e grazie anche a Dustin Hoffman che ha voluto precedere questo calorosissimo e affettuosissimo applauso, grazie. Meritatissimo soprattutto, grazie. Alberto, lasciamelo dire. Ah, certo. Io voglio dire che prendere un premio per un attore è sempre un motivo di soddisfazione. Questo mi fa addirittura molto piacere perché è la televisione a darlo ad un attore cinematografico. Cioè, non ha niente a che vedere con la televisione, eppure la televisione è importante. Vuol dire che il cinema occupa un posto di primaria importanza nello spettacolo televisivo. E grazie alla televisione noi abbiamo la possibilità di far rimanere vivo un cinema che abbiamo fatto già da tempo. Tant'è vero che tutti i film, vecchi e nuovi, vengono accesi nelle case di milioni di telespettatori e soprattutto per quelle generazioni giovani che di questi film forse ne ignoravano anche l'esistenza e invece sono lì a guardarli, a mostrare il loro gradimento e questo è il miglior premio per un attore che possa ricevere. Grazie. Caro Corrado, non mi fa giochetti perché io no. No, devo essere compassato no. Molto perché io dico semplicemente il pubblico una cosa, gentilmente Alberto. Si è alzato in piedi, perciò non mi fa fare scherzo perché no. Io non lo faccio. No, io devo dire semplicemente una cosa, se me lo permetti, che prima molto carinamente si sono alzati in piedi, mi hanno battuto le mani per 50 anni di attività. Allora bisogna avere rispetto. Ecco, no, penso che tu possa avere anche oltrepassato i 50 anni di lavoro, perché tu hai cominciato giovanissimo. Vuoi dire cosa faccio da grande? Io vorrei. E forse sotto certi aspetti sì, perché sei ancora un eterno ragazzone, veramente, e questa è la tua grossissima forza. Così come ogni tanto si sentono dei vecchi film in cui c'è la voce di un certo doppiatore che si chiamava Alberto Sordi, sì. Sì, da alcuni anni fa, e ti dirò che fa piacere sentire che la tua voce è rimasta immutata, la stessa, precisa, sì. Identica. Beh, io dovrei andare molto indietro coi tempi quando si parla di debutti, ma io mi ricordo quando debuttai alla radio, perché io sono un prodotto radiofonico, venni fuori dalla radio, già ti trovai lì da anni che tu stavi lì, perciò non fare ero lì il da calendario te. Perché
ero lì in attesa di poterti applaudire. Eri anche il presentatore di un programma che si chiamava Rosso e Nero, mi pare, vero? Sì. Ecco, vedi che ancora ti regge bene la memoria. Allora, quindi, diciamo che a questo punto il pubblico, se tu non desideri che si alzi, ma ti mandi un applauso che valga almeno 10 di quelli che gentilmente hanno rivolto a me. Ma infatti io l'ho detto che il premio è il pubblico per noi. Che noi conta... lavoriamo per il pubblico, siamo servitori del pubblico. E grazie. Te lo dimostra questo applauso. Mi becco ancora questa bella ragazzona e me la vado a sentire. Ah, bellissimo, non fai altro che cambiare anni. È una corazza, guarda, una vera corazza. Sì, 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 sì. E sai perché? Perché? Adesso tra un po' lo capisci, perché sono arrivata alla categoria Cult TV. Consegna il premio Elena Sofia Ricci. Buonasera. Chissà se invece di premi attrice, in realtà tu hai preso moltissimi premi per la tua carriera di attrice. Senti, se tu dovessi fare un film, diciamo della tua vita, un film autobiografico. Oi. Ma tanto di moda, insomma, lo fa tu spesso, tutti fanno autobiografie. Ma se dovessi scegliere, per dire, un personaggio della televisione, un presentatore, non un attore, per fare la parte dell'uomo, chi prenderesti? Corrado. Corrado? È una donna di un gusto eccezionale, guarda. Allora, non c'è molto da dire in questo caso, ma c'è solamente da fare dei nomi precisi. Tu hai una busta, lascio a te il piacere di fare questo nome. Ora ci metterò un po' perché... Hai col microfono in mano, non è facilissimo. Lo so, ma qui era difficile mettere un microfonino di quelli... A chi lo dici, guarda, non... Tom Selleck per Magnum P.I. Sofia Ricci consegna il premio, il bacio televisivo. Noi facciamo ancora un augurio a Elena Sofia, che è stata la splendida premiatrice Tom Selleck. Grazie, buona serata. Congratulations. Grazie. Buonasera. Buonasera. Sono molto contento di essere qui. Di essere a Milano. Qui con voi. Stasera e ringrazio. Ringrazio. Sì. Grazie. Allora, Tom Selleck, voi lo conoscete tutti, naturalmente, oltre a Magnum P.I., lui ha fatto dei film Tre scapoli, tre uomini e un bebè, anzi, e poi io volevo chiedere una cosa a lui. Il posto dove si girava, quindi il suo posto di lavoro, sono sempre stati le Hawaii. Quindi io vorrei chiedere, siccome lui ha sempre lavorato alle Hawaii, se si va a fare le vacanze in ufficio a New York, perché dovrei trascorrere le vacanze lui. When I did Magnum, we finished Magnum P.I. the series in about 1988. Abbiamo finito la serie nell'88. And I lived in Hawaii till 88. E quindi ho vissuto fino all'88 alle Hawaii, quindi ora torno alle Hawaii dopo che abbiamo finito di girare la serie. Cioè non le è bastato? No, it was never enough. No, no, non è mai abbastanza. Ecco, allora io le voglio fare anche un'altra domanda, un particolare che forse molti avevano notato, ma lui spesso in questi telefilm indossa dei calzoncini corti, e c'è una ragione. Scusi, se tocco, però voglio dire Grazie. Così. È vero che lei ha delle bellissime gambe? I don't know. Non lo so. Non faccia il modesto perché non ci credo che lei lo sa, no, non vorrei. That is not for me to judge. Non aspetta a me giudicare. Visto come si mettono le cose, io gli porto via questo. Anzi, scusa, già che ci libero. Sei, scusa, non è che voglio essere maleducata. Mi prendi anche questo? Così lui ha più possibilità di muovere le mani. No, venga qui con me, non segua lui. Chi se...
sport. Lui da poi sì. ha già un futuro di attore per fatti suoi. No, senta, io le volevo chiedere una cosa. Io sento di essere molto portata per fare l'investigatrice privata. Ha presente? Yeah. Perché mi dicono tutti con un grosso intuito, insomma, sono portata. Ora però mi mancano, come dire, le doti, quelle più spicce, tipo saper usare una pistola. Ecco, non so, per esempio, mi insegni come si impugna la pistola, così? No. You must... No, you never sì. point a gun. No, innanzitutto non bisogna mai puntare contro qualcuno. Mai. A meno che non si voglia utilizzare. E poi è tutto sbagliato. No, mi spieghi bene perché io ho le idee un po' confuse. Le tengo anche il microfono. Faccio qualunque cosa, guardi, purché lei mi segni. Is it okay? Sì, yes. So you point the gun like that. Quindi bisogna prendere la mira così. Ho capito. Sai che è molto interessante l'uso della pistola? Io l'ho sempre sottovalutato. Dopo? Scusi, are you married? È sposata? Una situazione un po' complicatissima. Sono fidanzata. I shouldn't be doing io sono sposato, non dovrei farlo. Ma che uomini seri che ci sono in America! Vabbè, mi riporto il telegatto. Insomma, come ti dico, mi è andata proprio male. No, perché qui andava a finire male. Tom Selleck, grazie! Siamo arrivati al momento di premiare la trasmissione musicale dell'anno. Il premiatore mi sembra perfetto. E sai perché? Fa anche rima. Si chiama Claudio Cecchetto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alba. Ai bei tifosi. Ciao Corrado. Ciao, sono qua. Allora, io Claudio, innanzitutto devo fare veramente moltissimi complimenti, più che farti le solite domande, cosa farai, cioè, se me lo vuoi dire naturalmente dimmi che cosa stai per fare, se c'è qualcosa che ti preme. Sto facendo il disco per l'estate, sto preparando il disco per l'estate su Rai 1 e poi soprattutto la cosa più importante è che sto facendo un figlio. Non io, questo, facciamo gli auguri alla tua signora. Penso che sia nascerà la cosa più importante, non dell'anno, ma anche di tutta la mia vita. Quadrato. Senti, io ti faccio i complimenti perché la tua carriera di produttore, che era partita con un sacco di gente che diceva che tu in realtà hai molta fortuna, a questo punto si è consolidata con dei successi che non possono più essere solo fortuna, ma assolutamente capacità. Quindi ancora complimenti per tutti gli artisti che hai lanciato, ma vediamo appunto chi sarà il vincitore della trasmissione musicale, che tra l'altro ci sono delle trasmissioni che tu hai presentato in prima persona. Delle sì. nominations. Diciamo tutte meno una. Non le svegliamo subito. Festival Bar Italia 1. 44esimo Festival di Sanremo Rai 1. Roxy Bar Video Music. Allora, vediamo un po' chi vince, anche se il risultato diciamo è abbastanza prevedibile, perché insomma in questo Festival Bar ci siamo messi in tanti, c'è Salvetti, io, Amadeus, Panicucci, e c'è stato anche Fiorello, e c'è stato addirittura Giovanotti in soccorso perché nella prima puntata non stavo molto bene. Quindi è abbastanza prevedibile, vince Roxy Bar! Eccola qua, Roxy Barbi, Red Ronnie. Grazie. Allora, io innanzitutto farei consegnare subito il premio da Claudio Cecchetto. Dalla concorrenza, Tom. Dalla concorrenza. No, devo dire grazie, è un momento molto importante questo, perché per la prima volta il Telegatto va a una trasmissione che non è né Rai né Fininvest. Quindi grazie a Video Music che mi ha dato questa libertà. A questo punto chi non l'ha vista deve farmi tutto per vederla. No, è andata bene insomma questa. È andata benissimo. Io vi invito a vederla solo una volta. Il 21 faremo un'asta di beneficenza, ci saranno dei pittori che dipingeranno per i bambini di Galeata. Sintonizzatevi il 21, sabato sera. Grazie a tutti, grazie Corrado, posso stringerti la mano? Sei meraviglioso. Grazie a te. Sei bravissimo perché io ho fatto con lei Vota la Voce, con Alba Pariti, e so quello che provi. Coraggio, Corrado. Finisce. No, Albo, scherza. Peccato che siete due fortunati. Adesso toccherà a me. Ti tocca a te. Vedrai che non sono così cattiva. No, ma io lo so. Grazie. Grazie. Adesso
Passiamo al premio dei giornalisti per il migliore spot. Consegna il premio Gillo Pontecorvo. Caro Pontecorvo, grazie. Grazie di essere intervenuto. Posso darle del tu? Come no? Ecco, la ringrazio. Pontecorvo, tu sei un grande regista, sei il direttore del Festival del Cinema di Venezia. Gli spot, secondo te, possono essere un prodotto di qualità artistica? Credo di sì, molto raramente però. Ma quello che sono, senz'altro, sono una scuola straordinaria per chi vuol fare il regista. Io obbligherei gli aspiranti registi, i giovani registi, a fare un bel po' di pubblicità. Però ci metterei dentro anche in questo obbligo qualche regista ben conosciuto, famoso. Perché nella pubblicità c'è la dittatura del cronometro e quindi si riapprende quell'uso che sembra oramai dimenticato del sacrosanto uso delle forbici. Uno deve assolutamente esprimersi in 30 secondi e non è uno scherzo. E qualche volta addirittura in 7 secondi ci sono degli spot pubblicitari di 7 secondi. Vabbè, quello è troppo. No, quello è troppo, no. Quello è quasi esagerato. Allora, vediamo un po' quali sono le nomination. Sono Corriere della Sera, Levi's Jeans 501 e SIP. Vogliamo vedere chi è che ha vinto? Non c'è nulla. Non c'è nulla, non fa niente. Allora, dirò che ha vinto. Volete portare la busta? Kim e Daniela all'altra. Ecco, qui bisogna aprire, leggere. Vince? Qui, no, è questo. C'è scritto un premio. SIP ritira il premio Massimo Lopez. Ah, bene. Sono contento. Contento. Contento davvero. Ringraziamo. I'm very, very happy tonight. Sì, grazie. I'm really happy tonight. And my heart is so... I feel something really strong. Io sento qualcosa di molto forte nel mio cuore. I feel... I couldn't imagine I was the winner. Io non credevo di essere il winner di questo spot. Io vorrei cogliere questa occasione, Corrado, permettimi, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno permesso qui di arrivare a questo risultato splendido. Innanzitutto il pubblico, a parte il gruppo di lavoro della SIP, l'agenzia, però vorrei ringraziare il pubblico uno per uno, one by one. Vorrei ringraziare tutti quanti, perché Massimo, è grazie a voi, grazie. Grazie. Massimo, grazie. Dobbiamo grazie chiudere a poi a un certo punto. Tutti eh? Quanti, grazie, 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 grazie. Grazie. Grazie, poi continuiamo. E allora io volevo dire una cosa fondamentale. Io mi sento, sono così contento stasera perché mi chiedono se l'aglio nella carbonara non ci va. Dunque, l'aglio nella carbonara non ci va. Perché non va l'aglio nella carbonara? Perché se io dovessi mettere l'aglio nella carbonara, qualcuno potrebbe arrivare e spararmi. Vorrei ringraziare anche il plotone di esecuzione che non mi ha fatto fuori, e ringraziamo anche Dio che io sia qui questa sera sano e salvo. Grazie, grazie di cuore. Questo è bastata una telefonata ed è il primo telegatto. Grazie. E senza gettoni. E senza gettoni. Ciao, lo potete portare via. Ciao, ciao, bravissimo. Grazie.
Che sera. Tu sei il premiatore di Valeria Marini a nome di Sorrisi e Canzoni perché leggiamo appunto la nomination, cioè più che la nomination, proprio il premio, la motivazione, insomma. Provato? Pensa un po', dopo tutta questa cosa, non è che c'è scritto? Valeria Marini. Ma guarda come hai indovinato. Adesso passiamo alla categoria TV utile. Consegna il premio Ricky Tognazzi. Ciao. Ciao Ricky. Senti, è un piacere averti qui. Hai fatto... hai esordito alla chetichella, direi, e poi ti sei affermato come bravo, bravissimo regista. Anzi, il tuo ultimo film, Maniaci Sentimentali, se non sì, mi sbaglio. È stato, la regia di Simona. Però è stato diretto dalla tua compagna, Simona sì. Izzo. Dice, e devo dire che io non l'ho visto il film, mi devi perdonare. Ci devi andare, sei un maniaco sentimentale, sì o no? No, io sono solo maniaco. Però, oppure sono sentimentale. Senti, no, volevo dire una cosa, tu hai avuto delle scene anche un po' osè, insomma, un po'. Beh, insomma, cosette, bacetti. Mi ero controllato per cui ecco, non dico, non lei andato. Non è stata gelosa, Simona? No. Così, sai, insomma. Insomma, vabbè, ha detto poi ci vediamo a casa. Ecco. Va bene, d'accordo. Allora. Le nomination per la TV utile. Chi l'ha visto? Rai 3, Forum, Canale 5, Mi manda Lubrano, Rai 3. Vediamo chi è che ha vinto. Io faccio il tifo. Sì? Sì. Mi manda Lubrano. Ritira Antonio Lubrano. Ciao Lubrano, e complimenti veramente. Grazie. Perché la tua è una trasmissione seguitissima e utilissima, veramente. No, io sono particolarmente orgoglioso di dare questo premio ad una categoria che ritengo veramente non utile, essenziale, perché la televisione, oltre a fare spettacolo, deve soprattutto essere al servizio del cittadino e mi sembra che la trasmissione di Lubrano sia stato un esempio fantastico di come la televisione può essere utile. Le allora, consegno ciao, il gattino. Ricky. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Complimenti ancora una volta. E vorrei chiedere a Lubrano, se non mi sbaglio abbiamo celebrato le 100 puntate, le abbiamo superate, le, sì, le abbiamo raggiunte. Qualche settimana fa, due mercoledì fa abbiamo celebrato 100 puntate della trasmissione che 100, è cominciata nel 90. 100 successi. In definitiva perché la trasmissione è andata man mano crescendo veramente di ascolto e di interesse, che è la cosa più importante. Grazie. Grazie Lubrano. Grazie a tutti. Accomodi pure, grazie. E vorrei invitare qui insieme con Alba anche il direttore di Sorrisi e Canzoni, a questo punto Gigi Vesigna. Gigi Vesigna che... regolarmente e sta là dietro pure lui. Deve fare una discesa da allora, delegato. Gigi Vesigna. E povero Gigi, non doveva fare una salita così. Dopo tutta la fatica che sta. Allora ti sei accorto anche tu quanto è lungo sto giro. Buonasera, allora, senti, buonasera. Senti, ben arrivato. Ben arrivato. Allora, tu devi premiare un lettore, devi fare un discorso, devi ringraziare. Sì, io vorrei prima premiare il lettore. Sì. È una consuetudine di Sorrisi. Fra tutti quelli che votano per le trasmissioni televisive, estraiamo una cartolina e il lettore che viene estratto diventa
la star della serata, come tutte le star che si sono presentate sul palcoscenico. Viene invitata ad assistere allo spettacolo. E riceve il delegato, proprio come se fosse una star della televisione. Lo premiate così? Lo premiamo così. Quest'anno ha vinto Giorgio Troncia. Troncia? Il famoso Troncia. Dov'è Troncia? Eccolo, eccolo. Perché c'è un parente che è venuto a fare qualche fotografia, bisogna che lo inquadri bene. Sì, ecco, vedi, un amico che da casa lo porterà le fotografie. Prego, caro Troncia. Buonasera, signor Troncia. Il signor Troncia fa il vigile urbano. Quindi probabilmente fra i tanti che stasera hanno detto è la prima volta che vinco un premio, stasera è la prima volta che un vigile urbano vince un telegatto. Sono stato molto fortunato anche ad aver vinto il telegatto. Io gli chiederei i documenti, mica peraltro, per vedere se è vero o no. Non li potete dare, vero? Com'è? I documenti non li potete dare. No. Siamo arrivati al momento importante. Volevo dire una piccola cosa. Eh? Posso dire una piccola cosa? Stasera ho sentito tanti dei premiati fare delle reazioni simpatiche, originali. Ne vorrei fare una anch'io, però rubandola a un amico, a Maurizio Costanzo, che ha detto... riferendoci alla sua trasmissione, io mi riferisco al mio giornale. Fino a quando il pubblico di Sorrisi ci seguirà come ci sta seguendo e fino a quando non ci verrà la voglia di pensare all'ospizio, il telegatto durerà. Quindi vi do appuntamento all'anno prossimo. Signor Troncia si può accomodare in quella direzione. Adesso dobbiamo consegnare gli assegni di beneficenza. Io ho commesso un errore, ma non volutamente, cioè mi avevano detto che l'IFE era puntato, invece era proprio life. Beh, quindi un errore chiedo... di meno mio. Va bene, d'accordo. Io vorrei consegnare questo assegno da devolvere all'ONAOMAC, cioè l'opera nazionale che assiste gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, a Rita Dalla Chiesa. Questo è il punto. Grazie. Io penso che sia più che meritato. Allora, io vorrei ringraziarvi perché questo è un assegno che va a tutti quei bambini che sono rimasti senza papà perché il loro papà è caduto in servizio e servirà a loro magari per studiare e affacciarsi con le spalle un pochino più protette nella società. Quindi grazie a nome dei Carabinieri, davvero. Grazie. Arriva alla Chiesa. Ora vorrei invece invitare per l'assegno invece la parte da devolvere in beneficenza all'associazione che assiste i malati per l'AIDS, Franco Baresi e Margherita Bui, a ritirare appunto questo assegno. Franco Baresi tra l'altro sta per apprestarsi a una nuova avventura con i nostri nazionali, quindi lo accogliamo anche da tifosi oltre che da suoi ammiratori. Margherita Bui, grande attrice che tutti conosciamo. Siamo morti di caldo. Grazie. Margherita, purtroppo devo dire che è un problema un po' generale. A quest'ora, allora, Franco, io per cavalleria forse lascio l'assegno a Margherita Bui. Mi fa piacere che tu ti occupi questa sera di questo. Hai qualcosa di particolare? Ma prima di tutto ringrazio Life e il signor Valentino che mi dà appunto questa occasione di ricordare a tutti i giovani che nella vita ci sono valori molto importanti e uno di questi è la solidarietà, quindi di aiutare la gente che soffre, che sta male e che ha bisogno di aiuto, insomma. Ecco, Margherita, io ricordo che questo assegno andrà insomma a 40 bambini malati di AIDS per permettere nel mese di luglio di fare almeno una vacanza, soggiorno, insomma, grazie a questo denaro, ecco, questo, grazie a questa associazione. Purtroppo credo che per quanto sia sarà sempre troppo poco, ma la solidarietà si sa comincia da, anche da cose... Molto bene.
Grazie a voi per essere stati qui questa sera, perché grazie al pubblico che stasera in sala ha pagato un biglietto, è stato anche possibile questo. Grazie a Margherita Bure. Io vorrei aggiungere a Barisi un augurio, a lui e alla nazionale. Insomma, tra poco saremo tutti quanti lì a fare il tifo e a dire Italia forza! Italia forza! D'accordo? Grazie. O lele o la, insomma, una roba ecco. Da stare. Allora, d'accordo? Grazie allora, signore e signori, abbiamo terminato, ci auguriamo, si dice sempre così, che lo spettacolo sia stato di vostro gradimento e vi si dà appuntamento per l'anno prossimo su per giù a questa data. Grazie, buonasera a tutti.